Si inizia con il doveroso minuto di raccoglimento per ricordare la recente scomparsa di Daniel Leone, portiere che ha vestito le maglie di Catanzaro Regina e Latina, originario proprio di Pietramelara, il quale si è spento dopo aver combattuto a lungo contro un ammale incurabile. Ci corre l'obbligo, prima di passare al racconto della partita, di scusarci con voi telespettatori per non potervi mostrare le ultime due reti del Pineto, ma una pioggia incessante che si è abbattuta sul Pasqualino Lombardo, in piazza a nostro avviso non idoneo per un campionato di grande rilevanza mediatica, non ha permesso al nostro cameraman di portare a termine le riprese. Mister Pomante si affida all'ormai collaudato 3-4-3 con Cardella, Minozzi e Barlafante, vero mattatore di giornata con una tripletta, a formare il tridente avanzato. L'Aurora Alto Casertano di Mister De Rosa risponde invece con il 4-3-3 con Pamuk al posto di Bianchi a centrocampo rispetto alla prima gara casalinga contro il Monte Giorgio. In avanti agiscono Porta, Lopez e Mancino. Parte forte la formazione di casa, oggi in maglia bianca, che con un pressing asfissiante riesce a chiudere tutte le giocate di Pepe e compagni. Al decimo il primo episodio che poi farà girare l'incontro in chiave abruzzese. Errore di Bosco in disimpegno. Lopez prova ad approfittarne ed una volta arrivato a tu per tu con Mercorelli si lascia cadere. Il direttore di gara, Pacella di Roma 2, non ha bocca e ammonisce il numero 9 per simulazione. Il Pineto fatica a scardinare la difesa locale, ma comunque si fa viva dalle parti di Kuzmanovic al tredicesimo con Minozzi, ma l'attaccante apre troppo il mancino e la palla termina fuori, ma non di molto. Poco dopo il quarto d'ora ecco l'episodio che taglia in due la contesa. Lopez entra in area di rigore e dopo aver fintato la conclusione in porta va giù dopo aver cercato il contatto con un difensore bianco-azzurro. L'arbitro non ci pensa due volte, per l'ex attaccante del San Buceto la partita finisce qui, come quella della sua squadra che esce letteralmente dal rettangolo verde lasciando il pallino del gioco agli avversari, che approfittano immediatamente della superiorità numerica al 32esimo. Barlafante dalla sinistra si accentra e lascia partire un tiro a giro che prima bacia la parte interna della traversa e poi termina in rete. Grande gioia per l'ex giocatore del Giulianova al primo gol in stagione. La giovane formazione campana non riesce più a ripartire, gli abruzzesi ne approfittano qualche minuto più tardi per raddoppiare d'azione d'angolo e Pezzotti ad indirizzare bene a centro area e trovare la deviazione vincente sotto porta di Capitan Pepe. Nell'arco di 3 minuti a ridosso della fine del primo tempo il Pineto ha l'opportunità già di chiudere la gara, ma non ha fatto i conti con un reattivo Kuzmanovic. L'ex portiere del Matese al 40esimo devia sulla traversa un corner di Minozzi diretto in porta, un minuto più tardi si salva con una doppia prodezza, prima su Minin e poi su Barlafante, mentre al 42esimo nega la gioia del gol anche a Minozzi. La ripresa ricomincia sotto una pioggia battente e con la prima azione degna di nota dei campani grazie ad una punizione calciata centrale da Mancino che non sorprende Mercorelli. È un fuoco di paglia perché il Pineto continua a spingere, al 12esimo trova la via della rete con Minozzi, ma la gioia del gol dura pochi istanti a causa del fuorigioco dell'attaccante riscontrato dal primo assistente. Al quarto d'ora nelle file dei locali da segnalare l'esordio del nuovo è arrivato Filippo Franchi. Poi, come detto in apertura, a causa dell'incessante pioggia e della possibilità di riparare la telecamera non siamo in grado di mostrarvi le due reti all'89esimo e al 94esimo di Barlafante che chiudono la sfida. Mister Pomante, a parte i primi 20 minuti in cui avete secondo me sofferto proprio le dimensioni di questo campo e l'aggressività dell'Aurora Alto Casertano, poi l'episodio ha messo la partita in discesa, ma comunque siete stati bravi a sfruttare, avete avuto anche tante occasioni per arrotondarlo. Ma sapevamo della difficoltà, delle difficoltà che affrontavo in questa partita, perché l'Aurora Casertano è una squadra organizzata che gioca bene a calcio, è normale, il campo a noi non ci avvantaggiamo, noi giochiamo in un campo che praticamente è quasi il doppio, però come hai detto tu è normale, l'episodio dell'espulsione ci ha un po' avvantaggiato, però siamo stati bravi subito ad andare in doppio vantaggio. Forse l'unico rammarico è quello di non aver chiuso prima la partita perché abbiamo avuto tante occasioni, però diciamo che è stato anche bravo il loro portiere. La vittoria di Monte Giorgio e poi questa vittoria anche così tonda, che cosa significa per il Pineto? Ecco, vi siete levati alle spalle quello spauracchio delle prime giornate con la sconfitta, la doppia sconfitta col Castelnuovo. No, noi ci dobbiamo togliere alle spalle sinceramente le vittorie. Noi la sconfitta col Castelnuovo ce la dobbiamo portare sempre vicino perché è stata una sconfitta secondo me molto salutare, perché è venuta con un atteggiamento sbagliato e dobbiamo capire che con quell'atteggiamento noi non possiamo andare lontano. Noi dobbiamo essere il Pineto sia di Monte Giorgio che di Aurora Casertano, perché se abbiamo l'atteggiamento giusto possiamo fare un campionato importante.
Sì, purtroppo da quell'episodio sono cambiati i ritmi della partita. Noi come i primi 30 minuti eravamo partiti forti, l'avevamo studiati nelle uscite, stavamo facendo un ottimo lavoro. Diciamo che il Pineto fino a quel momento non ci aveva impensinito, anche se il Pineto stava tenendo una buona gestione della gara. Noi avevamo provato ad offenderla solo in un'occasione. L'episodio ci può stare, quello che recrimina la mia squadra è che dopo l'episodio dobbiamo metterci lì, perché questo accade nel calcio di un'espulsione, dobbiamo metterci lì e difendere il pareggio almeno in quella situazione fino alla fine con i denti. Questo non è stato, dopo l'espulsione abbiamo preso 5 minuti di blackout e questo non può avvenire, perché noi siamo una squadra costruita sulla voglia, sulla fame e sull'abnegazione. Se pensiamo che un episodio possa non farci restare in partita fino alla fine, abbiamo sbagliato. Ecco, questo è un episodio che comunque vi proietta tutto e per tutto a quello che è il campionato di Serie D. Assolutamente, questo è un campionato molto equilibrato, lo sapevamo, ovviamente ci sono squadre preparate come il Pineto che hanno giocatori di qualità. Se contro questi giocatori di qualità non ci metti quello che ho detto precedentemente, l'abnegazione, la voglia di arrivare, fai brutta figura. Oggi purtroppo non abbiamo niente da dire, l'episodio sì ci ha complicato la partita, però i nostri ragazzi devono capire che questo è il campionato di Serie D.